tutti e benvenuti a questo nuovo video. Io sono May e questo è il mio canale. Tralasciando il fatto che non c'è il motivo perché si muove sempre qua tutto, vabbè. Allora, in questo video vi voglio fare vedere le buste surprise di Tiger. Premetto che sono buste che ne ho già da circa un po' e non l'ho fatto perché avrei voluto farlo insieme a un altro video, ma non l'ho fatto alla fine, quindi ho fatto questo video adesso e mi sono affidata a questo Tiger, che è quello che sta vicino a Porta Susa, quello che sta vicino a Porta Nuova. E quindi magari se vi trovate quelle zone là, andate che le trovate ancora. Ho preso due, dalla foto lo vedrete, ho preso una di 3 euro e l'altra di 5, quindi una normale e una XL. Perché? Perché non so, volevo affidare la mia fortuna a queste buste. Io inizierò con quella più grossa, perché sono molto curiosa. Io inizierei proprio da questa, con l'aiuto, sempre che non si rompa. Io non vedo niente. Allora, qua si apre facilmente perché c'ha... E così, cioè io vi faccio vedere, ma io mi giro e non vedo niente. Allora, io lo prendo un po' così a cavolo. Con la busta prendiamo il primo oggettino. Questa è quella che ha costato 5 euro. Primo oggetto trovato è questa matita. Questa matita. Poi andiamo a pescare un'altra cosa. Ah, un mini quadernino fatto così, non mi ricordo che collezione era, però è una vecchia collezione di Tiger. Fatto, apriamola, fatto con le righe così, è molto carino. Questo è un verme magico. Allora, attaccato al naso del verme c'è un attaccato al naso del verme c'è un filo di nylon, usalo per far muovere il verme come vuoi. Con un po' di pratica sembrerà vivo. Potrai farlo muovere tra le dita attorno a una matita o se le altri oggetti per stupire i tuoi amici. Se metti a fuoco, grazie. Al bici li metti a fuoco tu, vabbè. E sarebbe questo qua. Non mi metto a fuoco. Allora, un attimo perché... Non so, vedo tutto infuocato. Allora, a me questi gettini così giocattoli non mi fanno proprio impazzire, però lo potrei dare benissimo a Maria. Poi ho trovato questo insetto amico in legno. Sinceramente non mi piacciono. Diciamo che di qua l'unica cosa utilizzabile sarà la matita e l'agenda. Ci sono due cose che pesano. Poi ho trovato questo che sarebbe, cosa sarebbe? Un espion fotocamera. Italian, grazie. Ok, italiano lo trovo. Italiano. No vabbè, fatta così e vabbè, e diciamo che non mi sta piacendo tanto questa scatola. Allora, qua ne abbiamo un'altra matita, poi una gomma che può sempre essere utile, dello stesso colore della busta, poi un altro affarino insetto, molto insettoso in legno. Attento! Che le fa compagnia questo. Però se fosse calamita fosse più carino. Vabbè. Poi
Un'altra gomma perché una non ci basta e quindi ne dobbiamo avere due. Poi abbiamo due oggetti grandi e non li apro. Il primo sarà questo slime, perché è un slime questo, pesante, quanto la mia mano, è grande. E per ultimo ci sono... Cioè già qua vedete la busta è vuota, vuota vuota. Quindi la possiamo togliere. Allora, e per ultima cosa, che forse è questa una delle cose che ho fatto pesare di più, è stato questo, che sono praticamente balance pin, comunque non c'è l'etichetta. Per aprire, devo aprire da qua. Allora, però... Allora, cerchiamo tutta la calma aprirla. E non si apre. Vabbè, ah, qua. Allora, abbiamo aperto. Sono... Che sono? Vediamo. Allora. Ah, sono tipo delle uova in legno con questi bellissimi disegnini. Come si usa tutti quelli... kawaii. Gattetto! Io lo userei come decorazione, più che altro. Ah, con questi poggiato sulle poche cose. Che cosa è qua? C'è un foglio che dice... Vabbè, non è importante. Allora, ci sono 5 uova e ci sono 5 cosi per ognuno. Quindi immagino che vanno così. Sono molto carini, ma io le tengo... Ok, io le terrò come decorazione, non le userò per altro, non so, sono giochi, cose varie, però io non so se lo vedete, mi piace di più tenerlo come una bellissima decorazione, questo arancione, poi c'è il cricettino giallo, c'è questo, oddio, sta cadendo? Lo terrei nella scrivania così. E sono molto carine. Soprattutto mi è piaciuto il fatto che in questo bellissimo borsellino, fatto così, sono tutti bellissimi, bellissimi, bellissimi. Sono 5 bellissimi e lo terrò nella scrivania perché non lo userò per altro. Queste sono le cose che ho vinto nella prima busta. Guardate, diciamo non sono molto contenta tranne per queste uova giocattoli, però del resto sinceramente non me ne faccio niente con molti prodotti che ci sono qui, con molte cosine. Ci vediamo per l'altra busta. Allora, siamo adesso alla seconda busta, prima che mi si scarica il telefono, ovviamente. Prima che mi si scarica tutto, passiamo alla seconda busta. Da qua si vede qualcosa, ma io non voglio aprirlo, cioè non voglio... Io giro di nuovo, non so se vedete qualcosa qua. Ok, perfetto. Allora, tiriamo a caso la prima cosa che mi viene in mente, che viene in mano. Ok, l'ho visto in tanti video, è veramente apprezzatissimo perché sto per mettere una scrivania giù in cucina, quindi è dove farò i video, quindi sarà una meraviglia montarlo. E questo, anche se io non adoro gli insetti, sinceramente mi fanno un po' senso, però è un portamatite fatto in cartone e diventerà poi così. Allora, poi seconda cosa, sono delle buste con linguetta autoadesiva, queste qua, queste buste enorme, non si vede niente,
Vabbè, busta. Non tutti li diamo, eh? Sono delle buste colorate gialle. E già sono due oggetti trovati. Poi, perché una gomma giustamente non ci bastava, ne troviamo un'altra rossa. La prima era verde, poi un'altra. Poi, diciamo che questa mi sta dando soddisfazione. Questa busta. Poi, troviamo questo bellissimo portamatite. Che io veramente lo volevo già quando c'era la One hour later. La collezione, quindi un portamatite molto molto efficace, molto utile qua, molto spazioso. Ultimo, perché non sento più niente, no, ecco. Per ultimo, cioè, sinceramente sono molto contenta, c'è questa agenda che a me mi serviva proprio, appunto, un'agenda e poi piccola per magari mettere le mie cose. Poi si possono comprare le cose su AliExpress, come fanno tante. Io lo vorrei aggiungere una cosa che è come una gomma per mettere la penna e le penne, eccetera. E volevo comprare delle cose, cioè, bellissima, bellissimo il colore. Ok, io devo dire che secondo me la busta che mi darà più soddisfazione è proprio questa, perché, cioè, allora, già questo costerà 2 euro e questa è quella di 3, ok? Poi questo, se non sbaglio, costava 2-3 euro e già sono 5, quindi già ci siamo ripagata. Questo 1 euro, perché le gomme più o meno tanto costano. Questo 2 euro e quindi già siamo a 8, cioè io dico 2 euro, poi non so quanto costava. E questo, se non è 5, perché poi quelle grosse costavano 7. Secondo me queste qua abbiamo passato oltre i 3 euro. Quindi io dico che questa busta è più che ripagata. Invece nell'altra... Devo fare i conti? Questo non lo apro perché poi vi farò un video quando... Cioè, o faccio un video, o vi farò un video dove metto tutto. La busta qua è finita. Come vedete, vuota. E devo dirvi che sinceramente sono più soddisfatta di questa piccola, che io, se lo sapevo, avrei presa solo quelle piccole, che quella grande. La grande è tutto apparenza e niente sostanza. Quindi vi faccio poi adesso il resoconto di quanto avrò speso, cioè la di 5 euro, non lì, cioè non sono 5 euro di prodotti secondo me. Allora, già una uova mi è partita, se non è sbaglio. Questa qua avrà costato, che ne so, 2 euro, anche se non di più perché è molto pesante. Queste palline qua, cioè le chiamo uova, anzi, potrà costare 5 euro e già sono 5 euro pagati. Questo mettiamo l'1 euro e l'1 e già sono, mettiamo, 8, 9, 10. 11, 12, perché 1 euro, mette 13, 1 euro, 14, 15 e 16, perché questo forse costa 1 euro. Quindi a qua ci ripaghiamo più che ripagato la busta. Però io sono sincera, a me mi sono piaciute di più la busta numero 2. Quindi lasciatemi un commento quale busta vi è piaciuto di più, cosa vi è piaciuto di più. A me mi sono piaciute questi. E soprattutto la busta numero 2, tutto la busta numero 2. Comunque vi mando un bacione, vi invito a iscrivervi al mio canale se ancora non l'avete fatto, attivate la campanella perché altrimenti YouTube vi toglie l'iscrizione in automatico.